Il 5 aprile 2010. Sta per iniziare la funzione. Ecco il sindaco Vincenzo Cuomo. Buona liberazione a tutti e buongiorno a tutti quanti. Anche quest'anno celebriamo la ricorrenza del 25 aprile, della festa della liberazione, e quest'anno più degli scorsi anni, insomma, è il caso che si faccia una forte riflessione sui temi che riguardano la nostra nazione, la nostra storia. Chi vi parla rappresenta un'istituzione, quindi nel senso dello Stato ha il dovere di interpretare il sentimento di tutti in una giornata come questa, che questa è una festa che riguarda l'intera nazione, l'intero paese. Quindi preliminarmente ringrazio le forze dell'ordine che sono presenti qua stamattina nelle loro rappresentanze, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia di Stato, il nostro Corpo dei Vigili Urbani della Polizia Municipale, l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, i nostri partigiani, l'Associazione dei nostri partigiani che ogni anno sono qua a testimoniare con la storia della loro vita, diciamo, le nostre emozioni, le nostre attività, l'impegno, l'esempio che hanno rappresentato per l'intero paese. Certo è un momento difficile per il paese, un momento complesso in cui più che degli anni scorsi è il caso che focalizziamo alcuni punti. Chi lottò dal 43 al 45, chi immaginò di sacrificare la propria vita in quegli anni, lo fece nell'intenzione, nell'idea che si realizzasse uno Stato democratico e che fosse regolamentato in maniera puntuale e precisa da un'architrave legislativa che è la nostra Costituzione. Bene, questa nostra Costituzione spesso è oggetto, come dire, di profonde discussioni di chi la vuole revisionare, chi vorrebbe abolirla, chi vorrebbe modificarla. Fortunatamente i padri costituenti di quella fase immaginarono che per modificare la Costituzione ci vuole un numero molto ampio di rappresentanti del popolo, proprio perché la Costituzione rappresenta, diciamo, lo strumento più democratico, quello più rappresentativo della libertà di un popolo. E quindi intorno alle regole che vanno sì riformate, che vanno sì adeguate ai tempi, c'è bisogno, come dire, di una condivisione ampia e una riflessione profonda. Cominciando a stabilire, io stamattina ero tentato dal mettere una cravatta verde, perché immaginavo che la cravatta verde, spesso accendiamo la televisione e vediamo questi fazzoletti nei taschini di colore verde, io immagino ancora che il verde sia il colore della speranza e non sia appannaggio di una forza politica che intende separare il paese, immaginando di fare due tali e risolvendo così i problemi. Noi non siamo preoccupati di un federalismo fiscale, noi non siamo preoccupati dell'idea che si possa in qualche modo concentrare l'attenzione su meno sprechi e più servizi, e quindi l'idea di un federalismo fiscale che
ci porti dalla spesa storica al costo standard, io credo che sia un'idea giusta. Responsabilizza i sindaci, i consiglieri, gli amministratori, gli assessori, dico i cittadini. Ognuno di noi nelle sue funzioni, non solo istituzionali ma anche lavorative. Il problema non è quello, il problema è capire che l'Italia, la Repubblica Italiana è una e indivisibile, lo dice l'articolo 5 della Costituzione. E allora tutte le volte che questa Costituzione viene un po' bistrattata, tutte le volte che immaginiamo di affidare alla lotta politica le modifiche che servono alle regole, perché i tempi cambiano e si adeguano e le esigenze si modificano sulla base anche dell'evoluzione del tempo che passa, delle nuove generazioni, io credo che tutto questo ha bisogno di un confronto forte, ampio, tra tutte le forze politiche, tra tutti i partiti, tra tutti i cittadini, tra tutte le istituzioni dello Stato. Io ringrazio i consiglieri, gli assessori, i consiglieri provinciali, tutti quelli che stamattina hanno avuto la sensibilità di essere qua a celebrare insieme con noi la festa della liberazione. Ebbene, faremmo un cattivo però lavoro per le nuove generazioni se immaginiamo di dimenticare quello che è stata la resistenza, quelli che sono stati i valori dei partigiani, quelle che sono state le lotte di chi ha sacrificato la propria vita immaginando di dare la libertà al paese. I morti si rispettano tutti, non esistono colori politici di fronte ai morti, però le modalità, i comportamenti e le motivazioni che ispirano la lotta, la battaglia politica e la resistenza anche armata contro il nazifascismo sono questioni che non possono essere affidati a un revisionismo, come dire, d'accatto, quello che praticamente immagina. E il sindaco di Portici è bravo se dice che praticamente in quel periodo furono tutti bravi e tutti uguali. No, sono tutte persone da rispettare, quelli che caddero durante quella cruenta guerra che ci fu all'interno, diciamo, dei nostri Appennini, delle nostre montagne, delle nostre città. Ci furono molte deportazioni, anche questa città ha conosciuto cittadini che furono deportati, ci sono esperienze, sono stati premiati, sono state riconosciute questi sforzi che fecero tempo fa, ma se noi immaginiamo di affidare alla storia una revisione così veloce, rapida, probabilmente facciamo un cattivo esercizio alla nostra memoria e a quello che dobbiamo costruire per il futuro dei nostri giovani. Allora, di fronte a questi temi, oggi più che mai noi dobbiamo alzare una barriera, non una barriera ideologica. Chi vince le elezioni ha il dovere di governare e ha il diritto di fare tutte le scelte che il popolo gli ha affidato credendogli di rappresentarlo con il voto, ma le deve fare nel rispetto delle regole. Ogni cittadino è uguale di fronte alla legge, senza distinzioni di sesso, di religione, di ceto sociale. Noi abbiamo il diritto e il dovere di ergere da questo punto di vista una barriera democratica, una barriera non violenta, una barriera anche di chi sta nelle istituzioni e sa che intorno alle regole si costruisce la convivenza civile. Prima di venire qua stamattina c'era un presidio davanti al Tribunale di Torre Annunziata, dove i sostituti procuratori, l'aggiunto, il dottor Marino, è stato impegnatissimo sul fronte anticamorra, è stato oggetto di una pesante minaccia e intimidazione da parte delle organizzazioni criminali. Siamo andati là, sono andato in rappresentanza di questa città a leggere gli articoli della Costituzione e a chiedere che negli articoli della Costituzione ci sia il rispetto delle regole che lo Stato si è dato. Oggi celebriamo la festa della liberazione e nella festa della liberazione noi vogliamo sempre di più che queste terre vengano liberate dalle piaghe che di volta in volta si succedono. Noi abbiamo bisogno di più misure per i poveri, perché aumentano i poveri nel paese e non è un problema, non è colpa di chi governa. È colpa di una tendenza che in qualche modo prende corpo dagli anni 90 in poi e che non riusciamo ad arrestare, un fiume inarrestabile. Insomma, sono aumentate a dismisura le persone che chiedono un aiuto alle istituzioni, anche comunali, perché non riescono a mettere il piatto a tavola, perché non riescono a comprare il latte per i bambini la sera. Allora, di fronte a temi come questi, i temi dei più deboli, dei disabili, di quelli che praticamente degli emarginati, ecco, di fronte a questo noi dobbiamo liberare il paese dalla povertà, dobbiamo mettere in condizione tutti i cittadini di sentirsi uguali davanti allo Stato, di sentirsi nelle stesse condizioni paritarie e affrontare insieme, quindi, un grande tema che è quello del lavoro dei nostri giovani.
ridare lavoro ai nostri disoccupati. Un particolare pensiero in questo momento della liberazione va ai tanti lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. A quelli dobbiamo guardare come speranza, come possibilità che questa festa della liberazione possa rappresentare la festa dell'intero paese, dell'intero Stato. Oggi non ci dividiamo di fronte al fatto che ci riconosciamo in uno Stato e riconosciamo nella bandiera italiana il sacrificio dei nostri partigiani, quelli che correvano, delle nostre staffette, quelli che correvano e qualche volta cadevano sotto i colpi dei nazisti e dei fascisti, perché immaginavano che in quella lotta potesse esserci la lotta per la compressione della democrazia. Noi viviamo in uno Stato libero, democratico, intorno al quale dobbiamo ancora lavorare per costruire delle regole che diano dignità a tutti quelli che oggi si sentono al di fuori, diciamo, di questo Stato, nel senso dell'emarginazione più piena. Abbiamo bisogno di più diritti per i nostri lavoratori, abbiamo bisogno che i poveri non siano più poveri, abbiamo bisogno che l'articolo 53 della Costituzione trovi piena attuazione. Chi come me ha più soldi è giusto che paghi più tasse rispetto a uno che non li ha. E da questo punto di vista c'è bisogno che tutti insieme facciamo una grande battaglia, una battaglia nelle istituzioni, una battaglia nei comuni, una battaglia per le strade, affidando ai nostri cittadini, ai nostri rappresentanti delle forze dell'ordine tutto lo sforzo, tutta la necessità, tutta la voglia di cambiare. C'è un cane che vuole partecipare alla festa e pensa che ha il diritto di partecipare, quindi non creiamo tanto. Ecco qua, facciamo pure un bel applauso. Tra l'altro ne ho visto un altro della mia amica Lia, che teneva pure un bel foulard partigiano, e quindi credo che abbia il diritto di partecipare a questa festa. Appena finirà la manifestazione ritornerà nelle disponibilità di chi ne detiene la proprietà, se anche un cane potesse mai avere un proprietario. Noi vogliamo un paese non di padroni, vogliamo un paese di cittadini liberi, vogliamo un paese in cui ci sia il rispetto delle regole, il rispetto delle regole del gioco. Quindi non è un problema che il sindaco di centrosinistra riesce a non vedere nel governo di centrodestra un interlocutore intorno al quale fare le riforme. Non è questo. Le riforme le dobbiamo fare insieme, ed insieme dobbiamo garantire che sulla nostra Costituzione, sul sangue dei nostri partigiani, sull'idea che questi grandissimi fondatori della patria seppero mettere insieme più culture diverse. Pensate a Bonomi, pensate a Ruini, pensate a Scoccimarlo, pensate a Nenni, pensate a De Gasperi. Insieme si misero, certo non posso ricordarli a memoria tutti, insomma ce ne sarebbero tanti altri, Ferruccio Parri, ce ne sono tantissimi che messi insieme rispondevano a culture diverse, ma insieme ritennero che quelle regole, quella Costituzione, questo Stato democratico fosse la garanzia del nostro popolo. Viva l'Italia, viva il 25 aprile!